perché attraverso lo sport si racconta la storia del mondo. Spesso questo viene detto come luogo comune, si racconta la storia delle persone, la storia delle comunità a cui quelle persone appartengono. E quindi la storia di Miguel, di un maratoneta argentino, che per il contesto storico che vive e che purtroppo tragicamente ne segna anche delle conseguenze, nel 78 in Argentina, con la storia argentina di quel periodo della dittatura dei desaparecidos, per la UISP diventa particolarmente importante, particolarmente interessante come messaggio prima di tutto culturale, storico e sociale, no? Quindi il fatto di sentirsi nel cartello della Corsa di Miguel quest'anno, soprattutto ancora di più rispetto agli anni precedenti, ha come fondamento esattamente questo, è la nostra mission, è la nostra ragione sociale. Ogni tesserato della WISP, ogni cittadino, ogni persona, quindi anche non cittadino, a proposito di tutto il tema, no, che riguarda il terreno dei migranti, dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo, eccetera, per noi tutti hanno diritto alla pratica sportiva, hanno diritto a fare sport. In che modo quest'anno il CONI partecipa alla Corsa di Miguel e come? Corsa di Miguel è diventata una tradizione della nostra città. C'è un grande messaggio dietro queste tre parole, Corsa di Miguel, che ovviamente ricorda una persona molto lontana in un altro continente, ma in realtà molto vicina per la sua storia ai valori che con gli amici della WISP portiamo sempre avanti, e cioè chi onestamente ha subito delle ingiustizie, chi era uno sportivo, e quindi anche simbolicamente questo per noi va sottolineato e va ricordato. La Corsa di Miguel ha il pregio, vista la distanza dei 10 km, che è una distanza abbordabile, tutto sommato, non è che se uno non si è mai allenato prende parte, questo no, però con un minimo di preparazione può mettere in condizione, salvo la salitella qui di Ponte Miglio e gli ultimi chilometri che sono visti come una specie di miraggio, di incubo, di poter essere protagonisti in questa manifestazione. Nella corsa si accompagnerà Freestyle Miguel, un'iniziativa volta a promuovere nuove discipline sportive innovative di strada. Come si pone il CONI nei confronti di queste discipline, considerando anche il probabile inserimento in futuro nelle Olimpiadi? Siamo felici di tutto questo proliferare di iniziative, di nuove discipline, di nuove attività sportive. Insomma, anche qui, come il concetto della corsa, c'è una partenza di base, cioè tu puoi metterti in calzoncini e fare anche tirando un cerchietto una palla, piuttosto che non fare dei bagger con una tua amica per strada, e poi c'è chi invece vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Loro, il mondo che rappresenta Vincenzo, sono oggettivamente dei fuoriclasse per questo tipo di attività. Il tema delle nuove discipline o comunque delle nuove attività, Giovanni dice sì, è una cosa per cui risponde meglio Vincenzo, però è una cosa che riguarda comunque il movimento olimpico, perché nel movimento olimpico entrano ed escono discipline, ne vengono riconosciute. Spesso e volentieri sono gli enti di promozione sportiva, come la WISP, a sperimentare e a caldeggiare. Sul terreno invece dei nuovi sport, degli sport di strada, eccetera, su questo va anche raccolto, va risposto ad una domanda soprattutto giovanile, che interpreta comunque il movimento, la pratica e anche gli stessi spazi delle città come degli spazi da occupare, da sentire propri attraverso appunto il movimento, attraverso la pratica, dallo skate al parkour, al trekking, ad altre esperienze che sicuramente in città o come Roma si vivono molto di più rispetto ad altre.